All'Olimpico di Torino la Juventus festeggia con 7 giorni di ritardo il 150esimo anniversario dall'Unità d'Italia e festeggia con 264 minuti di ritardo il gol di Krasic. Tanto è durato il digiuno interno per i bianconeri. Miloš Krasic al 23esimo minuto porta in vantaggio la Juve contro una Brescia comunque molto coraggioso. 42esimo raccoglie i frutti di un grande primo tempo la formazione di Iachini. Colpo di testa di Eder, sull'uscita disgraziata di Gigi Buffon, certo mal coperto da Chiellini e Bonucci. E poi nella ripresa la solita perla di Alex Del Piero, fa tutto da solo, si beve la difesa del Brescia, poi stavolta col sinistro segna il gol numero 182 in Serie A, il capitano bianconero che sale a quota 281 con la maglia della Juventus. Poi espulso nel finale Mareco, è il colpo di grazia per il Brescia, finisce 2-1 all'Olimpico di Torino tra Juventus e Brescia. Juventus che chiude davanti qui con il colpo di testa di Toni, la risposta di Arcari. Juventus che torna al successo a oltre un mese dall'ultima volta.